Argomento difficile oggi con Serenella Salomoni. Come insomma, io prima leggevo di questa sindrome di Cassandra. Posso dire, non ci ho capito veramente niente. Buongiorno Serenella. Vabbè, che devo fare? E se no non ti chiamavo, scusa. No, no, ma adesso appena ti spiego vedrai che qualche hai un sacco di gente che La sindrome di Cassandra, mi viene in mente un film dove c'era un treno, dove passava il ponte. No? Cioè, la sindrome di Cassandra, ma riguarda più le donne o più gli uomini questa cosa? no, più Le sicuramente donne, più le sì. donne, sì, anche perché viene fuori da un mito che dice che Apollo ha punito Cassandra che non l'ha voluto, dicendo adesso tu dirai delle cose che avverranno, ma nessuno ti crederà mai. Sì. Questo in effetti, in parole povere, è il mito. E poi sono appunto quelle donne, quelle persone che continuano sempre a dirti, tu gli dici andiamo a fare la gita, no, pioverà, cosa andiamo a fare? No, non lo facciamo. Oppure andiamo a fare questa cosa? No, non sono capace. A parte che lo usano anche come scusa, perché il fatto di dire beh, questa cosa non la faccio perché tanto mi fa male, è proprio fatta per non farla, quindi è Sì, una buona scusa. sì. E oltretutto, a forza di dire non va male, non va male, va male, va male, va male, poi va male sul serio, perché è una specie di circolo vizioso che ti porta poi alla negatività e quindi a far sì che quella cosa negativa accada alla fine. E Vedi. si trovano anche degli uomini che le gestiscono molto, perché sono delle dipendenti affettive, hanno poca autostima, quindi sono gli uomini che le sfruttano per questa Anche, cosa, no? E certo. sì, continuando a dire, ah beh, tanto tu sei sbagliata, ah beh, tanto Vabbè, che li lo vedi lascino, che no? vedi. Che li lascino. Allora, sì, ma allora saprebbero gestirsi, invece non sanno gestirsi perché pensano che va tutto male e che loro non sono Ma il adatte. contrario succede? C'è il contrario che la sindrome ce l'ha il maschio? Cioè, magari Ma difficile. è molto difficile che voi uomini abbiate questa cosa così profonda. Magari potete no, Oh, no, no, però adesso noi non siamo no, potete profondi avere adesso. una potete un così profonda, così forte, intendo dire. Voi potreste avere, magari trovarvi delle donne che Ecco. non vi apprezzano abbastanza, quindi vi mettono in una situazione, se non siete abbastanza forti, di sentirvi indeboliti dal punto di vista anche dell'autostima, Sì. del non so fare, non sono capace di arrivare ad ottenere nella carriera questi avanzamenti, perché magari c'è qualcuno che continua a dire ah, vedi che non sai fare, ah, vedi che Sì. non fai, ah, vedi che, e poi alla fin fine ogni tanto bisogna anche avere delle gratificazioni, perché se Certo. hai vicino una persona che ti dice solo negatività, è chiaro che ti Certo. senti poi a un certo punto Poi negativo, ti perché a stufi forza e di lasci. dirlo. Ti stufi Ma e lasci. questo forse potrebbe essere uno sfogo finale, però non sempre capita così. Capita che queste persone stanno male, magari si deprimono anche e stanno ancora peggio, hai capito? Certo, Quindi. tutto molto chiaro. Bene, grazie Serenella, ti auguro una bellissima giornata di felicità, come facciamo sempre. Buona Anche a giornata, a voi, un grosso presto. abbraccio, Ciao ciao. ciao ciao.